ci incontriamo un po' tutti, i dialoghi sono attivi. È fondamentale poter creare un gruppo coeso, ponga anche da parte le proprie bandiere, portare avanti con competenza, con avanguardia Castellammare. Cambiamenti ha la capacità di cambiare. Lo dice il nome stesso. Ha una trasversalità che non deve essere confusa con opportunismo, cioè cambiamenti è in grado di dialogare con tutti. Le condizioni sono quelle che al centro venga posta competenza e che al centro venga posta Castellammare. Purtroppo manchiamo di servizi e il servizio non può essere solo ed esclusivamente affidato ai privati. Per avere una visione è necessario che al centro vengano messe delle personalità. Credo che l'amministrazione uscente abbia un po' galleggiato, è mancata una progettualità, la pandemia non può essere l'unica scusante. I cambiamenti lo definisco quasi una sorta di fenomeno antropologico, col suo essere anche a volte etichettato come eccessivamente critico, fortemente satiro, comunque ha portato avanti dei temi che in molti casi hanno rappresentato anche il volano dell'interessamento del cittadino. Oggi pensare ad una destra, ad una sinistra, per certi aspetti mi sembra anche riduttivo. La gente è stanca di vedere dei giochi diversi che pongano comunque al centro sempre, o che si formino sempre attraverso le stesse logiche. È importante che vi sia un percorso che parta dal basso, che non necessariamente deve avere il logo cambiamenti, ma che veda al centro persone di buona volontà che portino avanti un progetto realmente strutturato, orientato e di prospettiva. Sicuramente tanta gente guarda a noi per la nostra freschezza, persone che vogliono lasciare un'impronta all'interno del proprio paese, vogliono vivere il proprio futuro all'interno del paese in cui sono cresciute. Dipende dai dialoghi in atto, da troppe circostanze. Non abbiamo degli interlocutori preferenziali, ciascuno ha una propria identità. È chiaro che chiunque pone al proprio centro di interesse Castellammare, in un momento come questo, in cui abbiamo PUG, PNRR, in cui abbiamo PAI, richiedono competenza. Questo assopimento dipende molto dall'educazione anche politica che è passata negli anni. Quello che mi sento di dire, liberarsi da pregiudizi, guardare alla concretezza del progetto, informarsi, cioè studiare, interessarsi. I mezzi di informazione oggi soprattutto sono molto più facilitati. Abbiamo un sito comunale consultabile, abbiamo un albo pretorio in cui effettivamente è trasparente. Allora perché non mettersi in moto per migliorare la vivibilità del proprio paese, il vivere all'interno del proprio paese? Dove voglio vedere è poter permettere a giovani che hanno abbandonato il proprio paese, dare motivo a questi giovani di dover ritornare a Castellammare e dire qualcosa realmente è cambiato. Effettivamente voglio vivere nel paese in cui sono nato, perché non manca di nulla. Cosa ci manca? Probabilmente la gestione in generale, non tanto solo di Castellammare, ma in generale anche allargandoci, non è stata probabilmente nel corso della storia delle migliori. Siamo in una terra anche complicata, piena di potenzialità, il più delle volte frantumate piuttosto che sfruttate.